Buongiorno ragazzi, bentornati al campo San Pietro. Si è appena concluso il primo tempo dalle squadre Target Jeans e Unicef e i Target Jeans stanno vincendo con un risultato di 2-1. Facciamo presentare l'unico che si è presentato all'intervista. Improda Ciro, attaccante. Ok, facciamo presentare rappresentante degli Unicef una alla volta. Vincenzo Fittipaldi. Non Allora, Vincenzo, stavate vincendo. Prima tu. Parlo io, parlo da sola. E che sei venuto a fare? A fare presenza, ho detto vieni qualcuno a fare l'intervista, sono venuto. Stavate vincendo, come mai siete passati in svantaggio? Parliamo dopo la partita, se ne... Mo non Va voglio bene, sbagliare. no, non ti sbagliare, per l'amor di Dio. Vuoi parlare tu per piacere? Se proprio sì. Per carità. Vabbè, comunque stavamo giocando male i primi 10 minuti, infatti abbiamo subito il gol. Poi diciamo ci siamo ripresi un po', ma comunque la partita è dura. Non è finita qui. Speriamo bene. È equilibrato. Cosa introdurrete in campo nel secondo tempo per confermare la vittoria? Tutto e di più. Tutti i gialli che Quello abbiamo che capita. avvallando. Perfetto, allora ci vediamo dopo, grazie. Salve ragazzi, la partita tra i Target Jeans e Unicef è finita con la vittoria dei Target che hanno vinto con un punteggio di 3-2. Allora, facciamo presentare Unicef. Nello Scione. Stefano Arnone. Sino Ciro. Allora ragazzi, come mai avete perso? Sarà una bella partita, combattuta, complimenti agli avversari perché non ci aspettavamo così forti. Vabbè, complimenti anche a voi. Eh sì, abbiamo fatto una bella Mavericks. Comunque, speriamo alla prossima edizione di fare meglio. Ok, ragazzi, voi vi siete qualificati, andrete in finale contro i Peter Pan. Vi faccio presentare. Gio De Luca. Simpaticissimo. Fabio Giordano. Saturno Umberto. Mario Gentile. Brodaci. Massimiliano Pinto. Andrea Mantanino. Ciro Spedalero. Umberto Pietrovà. Edoardo Arenga. Allora, Spedaliere, autore della doppietta, un commento sulla partita? Un commento sulla partita, Ciro? A chi dedichiamo i due gol? A mamma. È la mia ragazza. La tua ragazza, come si chiama? Floriana. Allora, la vittoria a chi la dedichiamo? Viene a pagare pure. A chi la dedichiamo? No, dedicare a nessuno, però un saluto a Mariano che dalle prime giornate diceva. Un Ma chi è chi? applauso al nostro Diceva che non arrivava da nessuna parte e mo la settimana prossima siamo in finale. Un applauso al mister Lella Renga. Vuoi dedicare la vittoria alla squadra e poi vuoi ringraziare gli avversari, sono molto forti e arrivare fino a qui a punteggio pieno non è cosa da tutti. Bravo, la vittoria a chi la dedichiamo? La dedichiamo alla squadra, ovvio, al pocio, alla sua senza di te non è niente. Saga fidanzata. Non lo so. A mia mamma. A noi la dedichiamo. Alla ragazza di Montanino. Va bene ragazzi, ci vediamo in finale, complimenti.